Il 1219 fu un anno importante per San Francesco d'Assisi e Sant'Antonio da Padova. Il primo, nel bel mezzo della Quinta Crociata in Egitto, armato solo del suo saio e della sua fede, oltrepassò il campo dei musulmani per incontrare il sultano Al-Malik al-Kamil. Pochi mesi dopo, un ragazzo di nome Fernando, nella cattedrale di Coimbra in Portogallo, pregò sui resti di due frati francescani uccisi in Africa. È la scintilla della sua vocazione francescana, quello che lo renderà noto a tutto il mondo con il nome di Sant'Antonio. La 13ª edizione del Giugno Antoniano celebra gli 800 anni da questi due avvenimenti. Il tema è l'incontro con l'altro, più che mai attuale. Si rifletterà sul dialogo e sulla conoscenza non solo interreligiosa ma anche interculturale e sull'accoglienza. Per dettare un po' il tema di questo Giugno Antoniano, che abbiamo definito l'incontro con l'altro, quindi la volontà di volere così proprio esprimere una dimensione di accoglienza, di ospitalità. Noi frati appunto parliamo di fraternità con le culture, con le religioni, con le diverse etnie, con la dimensione così multinazionale, che del resto trova nella Basilica un luogo più adeguato, perché qui vengono tutti. Per tutto il mese di giugno la rassegna dedicata al santo sarà ricca di eventi, mostre, incontri, appuntamenti musicali, una cena di beneficenza il 15 giugno nel cortile di Palazzo Moroni e un'inedita visita guidata alle cupole della Basilica. I due eventi clou sono previsti il 1 giugno con la cerimonia di consegna del Premio Nazionale della Bontà e il 28 giugno con il concerto di Simone Cristicchi. L'appuntamento più importante ovviamente è previsto il 13 giugno con la messa solenne e la tradizionale processione del santo. Durante la tredicina, dalla sera del 31 maggio al 13 giugno, la Basilica ospiterà inoltre celebrazioni e pellegrinaggi e la sera del 12 giugno l'arrivo della rievocazione storica del transito di Sant'Antonio. Tantissimi eventi dunque che legano il simbolo religioso di Padova con la città e tutti i suoi luoghi della cultura. Tutto il mese di giugno i musei saranno aperti gratuitamente ai padovani, non solo, ma a tutti coloro che verranno a Padova per le celebrazioni antoniane. Sai che è un modo per rinverdire l'antico rapporto tra il libero comune di Padova e la Basilica del Santo.